Un arrivo in punta di piedi per aiutare con umiltà la squadra a cambiare ritmo dopo un avvio di campionato sotto le aspettative. Si è presentato così Emiliano Bonazzoli, nuovo allenatore della Calciolecco. 44 anni, esperienze importanti in Serie A e B da calciatore, il fanfulla in Serie D da allenatore. Nelle sue mani e in quelle del vice Andrea Malgrati, l'eredità di mister Luciano Foschi. Il lavoro che si fa sul campo, poi te lo riporti la domenica. Meglio lavori durante la settimana e più risultati la domenica. Ieri ho conosciuto lo staff, Andrea, Francesco, Riccardo, gli altri componenti, ho conosciuto i ragazzi. Stiamo preparando insieme allo staff questa partita, è importantissima, bisogna cercare di fare punti, muovere la classifica. Da quello che mi hanno detto i ragazzi, hanno alzato l'asticella questa settimana, stanno lavorando benissimo. Sono qua, ecco, per portare tutta la mia esperienza, magari qualcuno dirà esperienza di allenatore, non tanta. Tanta da giocatore, la metto insieme tutte e due e sono qua perché voglio far bene, voglio aiutare la squadra, voglio aiutare la società per uscire da questa zona bassa. Come ho detto prima, bisogna iniziare a far punti dalla prossima partita con l'Ascoli. Quando si cambia l'allenatore è una sconfitta per tutti, vuol dire che qualcosa ognuno di noi ha sbagliato ed è giusto che le responsabilità siano di tutti, poi è chiaro che è il primo a pagare l'allenatore. Siamo molto amareggiati di questo perché anche dal punto di vista, voi sapete, anche a livello contrattuale, chiaramente per la società è una doppia sconfitta, però dovevamo cambiarlo, era doveroso, è chiaro che abbiamo mantenuto gran parte dello staff e cercavamo la figura giusta che si potesse integrare con delle persone che noi riteniamo valide all'interno del gruppo. Non volevamo cambiare tanto, anche perché voi sapete che in Serie B c'è una lista 18, che è una lista chiusa, quindi fino al 26 dicembre i nostri giocatori saranno questi, salvo che qualcuno non rescinda il contratto. Siamo, devo dire, contenti del suo arrivo. E a noi ha dato dell'impressione molto molto positiva. Ovviamente poi abbiamo mister Malgrati che sarà il suo collaboratore, ma io credo che poi alla fine collaboreranno tutti e due insieme, perché Andrea noi lo conosciamo benissimo, sappiamo che si adatta a tutto. Ad avallare la scelta di Bonazzoli, dal letto dell'ospedale Galeazzi di Milano, il patron Paolo Di Nunno stabilì le sue condizioni dopo lo spavento per un versamento polmonare e per problemi al cuore che lo avevano fatto finire in terapia intensiva. La società ora si attende una svolta anche dal punto di vista atletico. Allontanato il preparatore Lietti, si sta lavorando per convincere Diego Scirea a tornare. La presentazione di Bonazzoli è stata seguita da una partitella a porte aperte, durante la quale i tifosi blucelesti non hanno fatto mancare, ancora una volta, il loro sostegno e il loro calore ai blucelesti. Al di là dei risultati, a noi interessa che mettiate l'anima in campo per onorare i nostri colori. Il messaggio della curva ai calciatori.